Le origini di Spinazzola si perdono nella notte dei tempi. Secondo gli storici era chiamata Oppidum Pini, corrispondente alla stazione romana Ad Pinum, sita sulla via Appia. È presumibile che questa stazione militare dovesse essere di notevole rilevanza, se è vero che essa doveva offrire ricovero e sussistenza alle soldatesche e a far svernare le regioni reduci dalle campagne belliche. Tra Venosa e Blera, oggi Gravina, dicono gli storici, doveva esserci la statua militare Ad Pinum, corrispondente all'odierna Spinazzola. Stando così le cose, è probabile che risponda al vero quando viene asserito dagli storici, e cioè che il territorio di Spinazzola fu aggregato alla colonia venosina intorno al 291 avanti Cristo. A riconferma dell'origine romana di Spinazzola concorrerebbe altresì l'antico suo culto verso il patrono, San Sebastiano, che fu, sotto l'imperatore Diocleziano, uno dei massimi alfieri del primo cristianesimo. Egli, dopo essere stato nel 284 d.C. crivellato di frecce e trucidato barbaramente a colpi di bastone, si meritò nell'anno 286 l'aureola di martire. Sappiamo anche che nell'epoca in cui fiorirono tali colonie, le abitanti di Spinazzola e di Gravina convenivano ogni 3 anni alle feste campestri di Silvium, dedicate al dio Bacco, feste che grecamente erano dette trieteriche. Essendo Ad Pinum e Blera diventate colonie romane venusine, era ovvio che in esse si perpetuasse la tradizione del diritto romano, il quale gradualmente fu assimilato e integrato nella vita civile e nelle consuetudini di queste terre coloniche. Successivamente, dall'anno 476 d.C. all'anno 1000 circa, vi furono le invasioni barbariche. È risaputo che la data del 476 d.C. indica convenzionalmente la fine dell'impero romano d'Occidente e non segna un taglio netto tra le due epoche. In realtà essa rappresenta solo il momento più clamoroso di un lungo processo di trasformazione già in atto. Già in precedenza, dopo il sacco di Roma nel 410, la Basilicata e Spinazzola era stata devastata da Alarico, re dei Visigoti. Le campagne delle nostre contrade rurali si erano spopolate e gli abitanti terrorizzati si erano rinchiusi nei casali. Dopo Alarico, anche Autalio e Genserico misero a ferro e fuoco le campagne lucane. Nel 476 venne deposto così l'ultimo imperatore d'Occidente, Augustolo, e il barbaro Odoacre venne proclamato re dai suoi soldati germanici. E così, sotto i colpi congiunti delle forze eversive interne ed esterne, l'impero romano d'Occidente aveva di fatto già cessato di esistere, allorquando nel 476 d.C. il condottiero barbaro, appunto Odoacre, pose fine a quella finzione di potere imperiale ormai da tempo privo di concretezza. L'avvento dei Longobardi rappresentò una vera e propria censura storica nella continuità del diritto romano. Nel
le colonie romane venosine ad Pinum e Blera si consolidò nel tempo un diritto di tipo consuetudinario basato sull'originario diritto romano. Anche a causa delle condizioni particolari in cui si trovavano gli abitanti dei suddetti centri, i quali, martoriati e immiseriti dalle continue guerre, si rinchiusero nelle pagliaie e nelle grotte delle vicine vallate, oppure si dispersero nei molti casolari delle campagne, sfuggendo in tal modo all'influenza delle consuetudini longobardiche. Infatti, mentre quasi tutte le altre terre e le città del Ducato di Benevento subirono totalmente la legislazione e gli usi di questi barbari invasori, ad Pinum e Blera, grazie alla loro speciale posizione geografica e ai margini del confine provinciale, riuscirono a salvare la propria lingua, i beni e le tradizioni. Nell'ultimo scorcio del IX secolo, durante l'occupazione bizantina di Basilio I, a seguito della venuta di 3.000 coloni, il linguaggio della comunità spinazzolese si mescolò di voci greche. Questa diffusione del linguaggio greco perdurò anche nel corso del X secolo, all'epoca del governo imperiale. Fu in questo periodo che nelle nostre terre ebbero origine le moltissime case coloniche, con chiese annesse, che hanno poi conservato i nomi dei santi e delle madonne a cui erano state dedicate. Peraltro, gli spinazzolesi, se nell'uso colonico adottarono le voci greche, per tutto il resto si avvalsero dei vocaboli franchi ed arabi. Conseguentemente, nel corso dei continui avvicendamenti dei conquistatori stranieri, l'originario linguaggio popolare, cioè il latino volgare, restò integro soltanto in alcune forme intime della vita quotidiana, nelle umili preghiere, nei motti e nei proverbi. Sulle vicende demografiche di Spinazzola, relative alle epoche anteriori a quella normanna, nulla di preciso si sa. In ogni caso, nell'anno 1166 Spinazzola aveva 560 fuochi, circa 3.000 abitanti. Nell'anno 1276 Spinazzola registrava 120 fuochi, circa 600 abitanti. Questo forte decremento si spiega con le scorribande e le devastazioni subite da Spinazzola alla morte di re Manfredi di Svezia. Nel 1289 Spinazzola poteva contare su 148 fuochi, cioè su 750 abitanti. In seguito, negli anni dal 1532 a 1648, Spinazzola registrò una crescita costante fino a 535 fuochi. Poi, nel 1669, la nostra popolazione ammontava a 491 fuochi, cioè 2.400 abitanti. Dal 1736, con l'ascesa al trono di Napoli di Carlo III di Borbone, 1734-1759, ripartì una costante spinta ascensionale che portò progressivamente Spinazzola dai 2.800 abitanti del 1736 ai 5.000 di fine Settecento, fino agli oltre 10.000 abitanti del 1861, anno dell'Unità d'Italia, arrivando infine all'ultimo censimento del 2011, che ci riporta a poco più di 6.000 abitanti e che ci deve far riflettere. Spinazzola nel corso dei secoli ha avuto moltissimi personaggi illustri: il Gasparino, il Ruggeri, i De Cesare, e su tutti Antonio Pignatelli, che divenne papa e prese il nome di Innocenzo XII, 1691-1700. Egli si lasciò alle spalle il sapore rinascimentale e cortigiano per introdurre rigore spirituale e slancio caritativo, perfino nella gestione dei giardini del Quirinale e del Vaticano.
Infatti, egli volle fare schiantare dai giardini vaticani i fiori per sostituirli con ortaggi che ogni giorno due grandi carretti portavano in dono agli ospizi romani bisognosi di derrate, e a chi gli aveva obiettato dicendo che i fiori servivano a purificare l'aria di quei giardini e non era il caso di eliminarli, il Papa Innocenzo aveva risposto che il buon odore della carità è più efficace e più proprio per impedire l'aria cattiva che l'odore di tutti i fiori del mondo. Infatti Innocenzo XII, con l'emissione di una bolla nel 1692, pose fine all'odiosa pratica del nepotismo. La bolla proibiva ai papi di concedere proprietà, incarichi o entrate a qualsiasi parente, eccezion fatta che un parente qualificato poteva al massimo essere nominato cardinale. È incredibile constatare come Innocenzo XII sia ancora oggi di grandissima attualità.